Rissa alla Fontanella, 5 minorenni denunciati, individuata dai carabinieri. In pochi giorni la baby gang che ha aggredito violentemente un gambiano di 29 anni nel parco del centro di Pietrasanta. C'è anche un maggiorenne. Più vigilantes per la Movida, confronto fra amministrazione comunale e gestori delle discoteche in vista della stagione, chiesti ai locali misure più forti per evitare eccessi e disordini sulle spiagge. Il ritorno dei crocieristi, un migliaio di turisti sbarcati a Marina di Carrara per la prima tappa stagionale della Valiant Lady, la nave della Virgin, prima ad approdare allo Scala Puano. Hockey pista, super sfida tra Forte e Trissino. Mercoledì sera al via le semifinali di playoff di Serie 1, i rossoblu ricevono i neocampioni di Eurolega al Palaforte. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versili, e dunque avete sentito, sono stati individuati nel giro di pochi giorni gli autori della violenta rissa avvenuta al parco della Fontanella a Pietrasanta. Sono tutti giovanissimi, come si era intuito e capito facilmente da quel video circolato sul web e sui social. 5 su 6 sono minorenni, sentiamo. Si è conclusa con l'identificazione dei responsabili da parte dei carabinieri della stazione di Pietrasanta l'indagine sull'aggressione avvenuta lo scorso 9 maggio nel parco della Fontanella ai danni di un cittadino 29enne originario del Gambia. Gli autori, 5 minorenni e un maggiorenne, sono ritenuti responsabili dei reati di lesione personale aggravata in concorso, nonché di diffamazione in concorso, per aver videoripreso l'aggressione di gruppo, divulgando poi il video sui social network. I responsabili avevano circondato, deriso e insultato l'uomo, aggredendolo poi in gruppo con calci e pugni e colpendolo con un ombrello, proseguendo poi anche una volta che la vittima è caduta a terra, appellandolo in maniera derisoria con buba e dando così origine a un'aggressione di gruppo motivata da odio razziale. I carabinieri avevano subito avviato le indagini appena presa visione dei video dell'aggressione, individuando i responsabili. Nei loro confronti è scattata dunque una denuncia della Procura dei Minori di Firenze e alla Procura Ordinaria di Lucca, e questa mattina sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati sequestrati gli indumenti utilizzati durante l'aggressione, i cellulari, alcuni grammi di hashish e marijuana, una mazza da baseball e alcuni manoscritti inneggianti alla violenza e contro i carabinieri. La cronaca ancora. A Viareggio, una donna di 31 anni è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello a causa di un grave trauma cranico riportato nella caduta da una finestra del secondo piano dell'appartamento in cui abita. Siamo al quartiere ex campo d'aviazione. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza della Misericordia di Torre del Lago. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. È stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata nell'area del Cotone, per trasferire la donna ferita all'ospedale Pisano. Per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, da quanto si apprende. E veniamo adesso invece ai numeri della pandemia con le cifre di oggi del bollettino della regione Toscana. Lo vediamo insieme. Sono i nuovi contagiati 2625 nelle ultime 24 ore, un tasso di positività al 14,3%, i ricoveri scendono, siamo a 432, 11 in meno, 16 le terapie intensive occupate, 6 i decessi. In provincia di Lucca, come vedete, i nuovi contagi sono stati 314 in un giorno, nelle ultime 24 ore. Da Torre del Lago a Camaiore, no alle classi pollaio, la protesta che prosegue delle famiglie dopo il taglio alle classi autorizzate per il prossimo anno scolastico. Continua la protesta dei genitori contro il taglio delle classi nelle scuole della Lucchesia, paventato dal nuovo piano scolastico del Ministero, che prevede l'eliminazione di 30 classi in tutta la provincia per il prossimo anno scolastico. Stamani è stata la volta dei genitori dei ragazzi della scuola media Pistelli a Camaiore, plesso che ospitava la presentazione dei progetti realizzati con la collaborazione del Collegio dei Geometri della provincia, e a cui era stata invitata anche la direttrice dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa, Donatella Buonriposi, e l'assessore alla pubblica istruzione, Sandra Galeotti. Alla recinzione della scuola sono stati affissi numerosi striscioni con slogan richiamanti all'importanza della buona didattica per la crescita dei ragazzi e all'assoluta denuncia delle classi pollaio, che il ridimensionamento provvisto creerebbe,
con l'eliminazione in questo istituto della classe prima per il prossimo anno. Una battaglia, quella portata avanti dai genitori degli alunni, che dall'inizio è sempre stata appoggiata dalle amministrazioni comunali e dagli esponenti politici del territorio, che si sono impegnati a farsi portavoce presso il Ministero del disagio manifestato dalle famiglie. Misure più forti per garantire sicurezza e prevenire situazioni di degrado di notte in Versilia la prossima estate, quanto emerge dall'incontro fra amministrazione di Pietrasanta e gestori delle discoteche. Sicurezza, gestione del suono e gestione dei frequentatori. Sono questi i nodi principali affrontati nell'incontro promosso dall'amministrazione comunale di Pietrasanta con gestori, proprietari e direttori di alcuni dei locali della Marina che si è tenuto in municipio. Le richieste dell'amministrazione sono state quelle di un intervento sulla parte acustica dei locali, con la progressiva riduzione dell'intensità del suono in prossimità degli orari di chiusura e quelle relative alla sicurezza all'interno e all'esterno. L'indicazione è stata quella di ingaggiare un numero di steward consono alla capienza dei locali e che agevoli anche una vigilanza delle parti di spiaggia più prossime. Tra gli impegni futuri è stato annunciato anche un tavolo di coordinamento con i territori limitrofi, Montignoso e Forte dei Marmi, per ipotizzare un orario di chiusura uniforme in modo da evitare spostamenti in massa da una zona all'altra. Inoltre, per il prossimo 25 maggio è previsto il tavolo sull'ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura, durante il quale verrà rinnovata la richiesta di collaborazione con la Questura per il presidio del viale a mare. Circa un migliaio di croceristi sbarcati a Marina di Carrara, prima tappa di stagione della nave da crociera Virgin. Siamo andati a vedere. Where are you from? Argentina. Okay. First time here. Yeah, this is the first time here. Sono sbarcati i primi turisti della Valiant Lady, la maestosa nave da crociera della Virgin Voyages, approdata martedì mattina al porto di Marina di Carrara per la prima delle 11 tappe di stagione previste fino al 4 di ottobre. Costruita 2 anni fa da Fincantieri in Liguria, lunga 278 metri, con una capacità massima di 2.800 passeggeri, più 1.100 membri dell'equipaggio, il gigante del mare è approdato alla banchina Taliercio. È la prima crociera dell'anno che arriva al porto apuano, regalando subito una ventata di estate e di curiosità. Ma è esagerata, sembra un palazzo, un condominio di quelli grossi anche. Quest'anno è la prima che vediamo. È un turismo che vale questo secondo lei o no? Secondo me sì, sicuramente per il porto di Marina di Carrara secondo me è l'ideale. Circa 1.000 i passeggeri a bordo della nave, partita da Barcellona e diretta a Carrara, Ajaccio, Cagliari e Ibiza. Alcuni si sono diretti in pullman a visitare le città d'arte toscane, ma molti hanno approfittato per scoprire le cave apuane e godersi il sole. 400 persone abbondanti, sono tutte scese, sono andate nel centro città, tante sono andate sulla spiaggia, tante sono andate a fare i tour nelle cave. E aspettiamo altrettante persone che scenderanno nel pomeriggio, perché comunque più o meno sono scese la metà dei passeggeri, quindi aspettiamo ancora tante persone che stanno arrivando. Tanti sono voluti andare verso le Cinque Terre, comunque la maggior parte si sono voluti fermare qua e sul mare soprattutto, tanti sul mare, chiedono di fare le passeggiate, di muoversi. La maggior parte inglesi, tanti inglesi ma soprattutto anche americani, comunque anglofoni. Pochi altri stranieri, tante persone anche italiane che venivano in visita magari a dei parenti che adesso vivono all'estero. Marina di Pietrasanta, torniamo, sono in fase di finitura le nuove piastre in bronzo che andranno a tracciare la via dell'arte a Tonfano lungo la rinnovata via Versilia. Si tratta appunto di 9 piastre inedite. L'idea era unire anche visivamente l'elemento mare e l'artigianalità artistica che contraddistingue Pietrasanta, ma che si svolge soprattutto in centro, spiega il consigliere comunale Daniele Mazzoni, promotore di questo itinerario artistico. Per questo troviamo conchiglie e barche a vela accanto agli strumenti tradizionali degli artigiani. Il centro storico e la marina collegati dunque dall'arte sono di 2 forme, di 2 dimensioni differenti, 7 rettangolari e le altre 2 posizionate all'inizio e alla fine di via Versilia, tutte in bronzo, create dallo scultore pietrasantino Matteo Castagnini, realizzate dalla fonderia Mariani, saranno applicate al camminamento in asfalto natura. E è fissata intanto la data di inaugurazione vera e propria della nuova via Versilia, domenica 5 giugno, terminati intanto gli arredi urbani.
Michelangelo, Henry Moore e la città di Carrara unite in una mostra che è in corso fino alla fine dell'estate al Museo Carmi. Andiamo a vedere. Michelangelo al centro della scena, artistica e culturale, oggi come ieri e come domani. E nella riprova l'originale mostra allestita al Carmi di Carrara, il museo intitolato al genio di Buonarroti, aperto 4 anni fa, in programma fino al 15 settembre prossimo. Al centro dell'esposizione il progetto mai realizzato del memoriale a Michelangelo, che doveva sorgere in località Foce di Pianza, dove ancora resiste una sola stele. Progetto firmato da Giovanni Michelucci, fra il 72 e il 75, e lo scultore Henry Moore. Chiamati a collaborare per creare in questo luogo un monumento antiretorico, quindi definire una modalità di celebrazione che non seguisse i canoni consueti, ma portasse in questi luoghi un modo di celebrare la presenza del maestro in modo innovativo e originale. E Michelucci infatti si impegna nel corso di 3 anni nell'elaborazione di quasi 160 disegni, di cui alcuni sono qui mostrati in originale, per creare un complesso che fosse, fra virgolette, la casa degli scultori e degli artisti in un'ottica di vita collettiva e di crescita generale. La mostra, anche attraverso opere in originale e materiali multimediali, riporta l'attenzione sui rapporti fra Moore, Michelangelo e Carrara, offrendo anche materiali inediti della grande mostra del 72 al Forte del Belvedere, a Firenze. Rientra nelle iniziative legate all'accordo quadro siglato nel 2020 fra il Comune di Carrara, l'Università di Ferrara di Firenze e la Fondazione Michelucci di Fiesole, con l'obiettivo di promuovere attività di studio e di alta divulgazione sull'eredità di Michelangelo nel Novecento, a partire proprio dal contributo di Michelucci. Giornata mondiale contro l'omotransfobia all'Istituto Piaggio di Viareggio, inaugurata la panchina arcobaleno simbolo della lotta all'omotransfobia. Siamo all'interno della scuola della Darsena, accompagnata dall'esposizione del tappeto del mondo, simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Sono intervenuti gli alunni, naturalmente hanno portato testimonianze e letture di alto spessore, frutto di lavoro di sensibilizzazione curato dai docenti. C'è stato l'intervento del presidente dell'associazione Colori per la Pace, Antonio Giannelli, che insieme alle cucine ha testimoniato la nascita e lo sviluppo del progetto del tappeto del mondo. Presente anche l'assessore di Viareggio Sara Grilli e l'assessore di Stazzema Serena Vincenti. È stata la preside Rossana Pacini poi a spiegare il lavoro sulla tolleranza che è stato fatto nella scuola. E poi c'è il ringraziamento naturalmente. Di nuovo insieme, ben ritrovati, siamo alla pagina sportiva. Il campionato di hockey su pista ormai di sgoccio in Serie 1, siamo alla semifinale playoff ed è subito un big match, quello tra Forte e neocampioni d'Europa, Trissino. Mercoledì sera iniziano le semifinali alla meglio delle 5 partite dei playoff di Serie 1 di hockey su pista. Il Forte dei Marmi riceve il Trissino di Alessandro Bertolucci, fresco vincitore dell'Eurolega, dopo aver superato il Valongo al termine dei supplementari. Quindi i veneti, dopo aver festeggiato questo risultato storico, hanno dovuto subito pensare al match del Palaforte, con la fatica anche da smaltire sia per la gara che per il viaggio. E di questo potrebbero approfittarne i rossoblù, che hanno tutte le intenzioni di arrivare alla finale, ma prima dovranno fare i conti con la squadra che in pratica ha dominato il campionato, seppur abbia accusato una flessione ad un certo punto della stagione, ma poi ha saputo reagire e concludere al primo posto la regular season. Questi giorni in cui Mark Guale e di suoi hanno potuto prepararsi bene possono essere certamente importanti per il primo confronto di mercoledì
mercoledì sera per poter partire bene nella serie delle gare da disputare. Ovviamente una grossa mano la squadra l'aspetta anche dal pubblico, che è stato numeroso e caldo in questo ultimo finale di stagione. Nell'altra semifinale si affronteranno Follonica e Lodi. Beach Soccer, il Viareggio riparte dal suo capitano, ovviamente Simone Marinai, che indosserà la maglia bianconera numero 8 anche per la 13ª stagione, con 111 gol e il secondo miglior marcatore all time di squadra, insieme a Dario Ramacciotti. Con il Viareggio, ricordiamo, ha vinto una Euro Winners Cup, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppa Italia. Rimarrà anche José Lucas da Cruz de Oliveira e ci sarà il portiere Andrea Carpita, una vera e propria istituzione per la squadra guidata da Stefano Santini. Il karate, la Yoseikan vince 3 medaglie ai campionati italiani, la scuola viareggina in grande evidenza. Alle gare, nell'affascinante cornice del Palatermine di Montecatini, si sono svolti i campionati della Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate, che ha portato dunque ad un bottino di 3 riconoscimenti per la formazione viareggina, una giornata da incorniciare e il ringraziamento, la soddisfazione della scuola dei maestri Gasperini, che proseguono dunque negli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. Ci fermiamo ancora per una breve pausa, torniamo tra pochissimo con le notizie della terza parte e gli eventuali aggiornamenti. A tra poco. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Non abbiamo aggiornamenti di cronaca, dunque mi fermo qua per questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.